Questo spazio è uno spazio che esiste, io penso, dagli anni 80, i primi anni 80, dove si era formata una associazione di associazioni che si chiamava CECUPOL, che aveva avuto questo spazio in concessione dal comune. Quindi era anche una cosa abbastanza interessante. Qui dietro c'era una chiesina, veniva utilizzata per fare degli spettacoli teatrali, eccetera, eccetera. Poi piano piano queste, diciamo, associazioni si sono un po' disgregate, a quanto ne so, io non c'ero, la storia non la so benissimo. E quindi sono rimaste solo alcune associazioni che poi sono cambiate negli anni, insomma il nucleo si è un po' allargato, un po' disgregato anche. Nel frattempo però che cosa è successo? Che il comune non ha mai fatto i lavori di ordinaria manutenzione che erano necessari per mantenere la struttura in buono stato. Culturale Spazio Zero, siamo entrati qui dentro circa 3 anni fa e abbiamo trovato una situazione devastante, perché abbiamo trovato i locali del pian terreno che abbiamo ristrutturato a nostre spese, che erano in uno stato pietoso, erano tutte stanze completamente abbandonate da anni. E quindi ci siamo messi lì, abbiamo ristrutturato la cosa e ci abbiamo fatto dentro uno studio di registrazione, dove peraltro abbiamo registrato a livello professionale, ovviamente, perché siamo tutti gente che lo fa di mestiere, siamo tutti musicisti e tecnici professionisti, e abbiamo registrato l'ultimo disco di Bobo che uscirà a ottobre, insomma numerosissimi altri dischi. E poi abbiamo fatto lezione a quasi una settantina di associati che abbiamo, lezioni di percussione, di batteria, di canto, di chitarra, eccetera, eccetera. E poi piano piano i danni che erano del tetto si sono allargati e lo stabile è stato dichiarato inagibile. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra sopra a un leone c'è, un bimbo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi, e ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. All'inizio eravamo un po' incerti se occuparlo o meno, però con il tipo di attività che facciamo noi non ce la siamo sentiti, perché comunque era una responsabilità troppo grossa, abbiamo anche molti bambini, molti minori, per cui era insomma una cosa abbastanza grossa. Però abbiamo deciso, sia come associazione che come cittadini soprattutto, di liberare gli spazi entro oggi, che è il termine ultimo di sgombero, e però di richiedere un impegno da parte dell'amministrazione forte, affinché questo stabile non venga, come sta succedendo per la maggior parte degli stabili che sono in città, chiuso, ristrutturato, diviso in mini appartamenti e venduto con una speculazione edilizia che ormai assume una dimensione devastante. Ieri abbiamo avuto questo incontro con l'assessore 13 e l'assessore si è impegnato a fare quantomeno una stima dei lavori che ci sarebbe da fare. Noi abbiamo offerto da parte nostra una compartecipazione anche a livello economico, di noi come associazione, ma di tantissime altre associazioni, perché questo è uno stabile che potrebbe ricevere al suo interno. Il nostro sogno è quello di fare un centro culturale polivalente, dove ci possono essere associazioni che si esprimono in vari campi, capito? Che però hanno una sede comune e quindi c'è anche uno scambio comune, insomma è una roba, diciamo, decente. Basta.